finisce tra i fischi del pubblico andriese, tanto rammarico per una gara gettata al vento, nonostante la superiorità numerica per gran parte del secondo tempo. È la sintesi di Fidelissandria Paganese che gli ospiti campani vincono al degli Ulivi grazie alla rete siglata al 43esimo della ripresa con Caccavallo su di una ingenuità della retroguardia azzurra. La difesa meno battuta d'Italia cede 3 punti e tranquillità per una prima minicrisi da far passare in fretta. Ben 5 le gare senza gol e se negli altri match c'è stata l'attenuante del valore degli avversari, la Paganese è sembrata decisamente avversario alla portata della squadra di casa. Grassadonia sceglie un 4-2-3-1 molto coperto con Kunzi unica punta. Tante assenze in casa Fidelis, la gara di Matera ha lasciato in eredità l'infortunio di Aie e lo stop di Poluzzi per influenza. A questi si è aggiunta anche la squalifica di De Vena. Le palle gol più clamorose della prima frazione di gioco sono orchestrate da Grandolfo dopo soli 7 minuti di gioco e da Cortellini al 24esimo. La risposta paganese nella prima frazione c'è solo con un tiro dalla distanza di Deli, ben respinto da Cilli, per il resto tanto possesso palla Fidelis e qualche ripartenza ospite. Nulla più per un primo tempo che dice più Fidelis che Paganese, ma che lascia intatti i dubbi sulla concretezza del gioco azzurro. Nella ripresa invece al 24esimo arriva l'espulsione di Cicerelli e praticamente nulla di più sino al gol della Paganese arrivato al 43esimo. Guarda, nel primo tempo noi abbiamo avuto almeno 3 occasioni per passare in vantaggio, è stato molto bravo il portiere in 2 occasioni su Grandolfo e su Cortellini e sul gran tiro di Ciancia a botta sicura, pensavamo tutti avesse fatto gol senza rischiare niente, nell'unica occasione all'89esimo, 90esimo abbiamo preso gol, abbiamo commesso secondo me un errore di mentalità nel senso che ci siamo fatti prendere dalla fretta di voler cercare di vincere la partita e per cercare di vincerla l'abbiamo persa perché ci siamo disuniti molto in campo. Deve pensare soltanto a lavorare e ricominciare a giocare come ha fatto per buona parte del campionato e i tifosi quando non si vince o peggio ancora si perde come abbiamo fatto noi oggi è normale che siano arrabbiati, non possiamo aspettarci gli applausi, perciò, quelli devono essere da sprone per noi, fino al 90esimo ci hanno incitato, perciò siamo noi che dobbiamo ovviamente chiedere perdono a loro di una prestazione non sicuramente come ci aspettavamo. Noi sappiamo qual è la realtà dell'Andria, noi dobbiamo fare i punti per salvarci, questa squadra fino adesso ha fatto 25 punti, perciò faremo affidamento su questi ragazzi per riuscire a raggiungere la salvezza. Non possiamo pensare che arrivi gente da fuori, altri giocatori come salvatori della patria.